se c'è una cosa di cui l'Italia non avrebbe avuto bisogno è di questa crisi di governo. Sovranisti, populisti, in modo del tutto irresponsabile, hanno tolto la fiducia al governo Draghi, quindi 5 Stelle, Lega Nord e Forza Italia sono responsabili di questo disastro, un disastro che porta gravi danni all'Italia. Le riforme che stavamo mettendo in campo, riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno da decenni, non riusciranno ad arrivare a termine e soprattutto anche tutta una serie di progetti finanziati con le risorse del PNRR non vedranno la fine, quindi c'è addirittura il rischio che l'Italia debba restituire risorse all'Europa. Ma soprattutto l'Italia perde in credibilità, perde il migliore uomo politico di cui potevamo immaginarci, sia a livello italiano che europeo. Dunque è un danno enorme ed è veramente sciagurato che Forza Italia, 5 Stelle e Lega si siano resi responsabili di questa catastrofe.